Salve, buonasera. Mi correggo, leucemia. Ma perché deve essere mia? Comincio a capire che c'è solo una cosa da fare: prendere in mano la situazione. Mi trasformo nella paziente col blog notice. Qualunque persona entri nella mia stanza che abbia anche solo vagamente l'aria di essere un medico, viene interrogata. L'esperienza passata in ospedale mi ha fatto maturare più degli altri miei coetanei, ma è anche vero che sono un ragazzo di 18 anni. E qualche menata e stupidata me la faccio e voglio farmela. La maturità di cui parlo non vuol dire che ho la chiave di lettura su tutte le cose della vita. Magari ho combattuto contro la leucemia e ora sono pronto ad affrontare le nuove battaglie della vita, ovviamente spero meno impegnative. Mi sento più maturo perché sono orgoglioso di me, della mia forza e della mia tenacia che ho dimostrato. Tutti devono sapere che ce l'ho fatta e la leucemia può essere sconfitta. Molti amici mi associano alla parola vita, perché ho lottato con tutta me stessa per riprendermi la mia vita. E ora che sto bene posso renderla speciale come qualsiasi ragazzo della mia età. Viaggiare, dedicare il tempo a me stessa, valutare l'idea di iscrivermi in università e dedicarmi alla fotografia che tanto mi appassiona. Penso che tutti in fondo abbiamo tanta forza e coraggio, ma fino a quando non abbiamo di fronte un problema, in questo caso il nemico, non ce ne rendiamo conto. Io il nemico l'ho avuto davanti, ho imparato a conoscerlo e a farci amicizia per poi sconfiggerlo, combatterlo e sconfiggerlo. Hello, mamma. Hello, doctor. Each sick child has its own cure. Come andata? Benissimo.